Il 18 novembre è la giornata europea per la sensibilizzazione al corretto uso degli antibiotici. Gli antibiotici sono un prezioso alleato della nostra salute, ma in questi ultimi anni in Italia e non solo stanno aumentando i casi di antibiotico resistenza. Ne parliamo con il professor Ercole Concia, direttore della clinica di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria integrata. Professore, che cos'è l'antibiotico resistenza? Io direi, il primo concetto è che l'antibiotico è un farmaco che è capace di uccidere i batteri e quindi non i virus, non i parassiti. Questo è il primo concetto. Quindi noi dovremmo usare appunto l'antibiotico quando siamo sicuri o pensiamo di avere a che fare con una malattia batterica. Qual è il problema? È che di nuovi antibiotici ce ne sono pochi. E i batteri invece in questo ambito sono andati più rapidamente rispetto alle ricerche e quindi la resistenza vuol dire che un antibiotico, anche il più potente, su alcuni batteri non funziona più, perché il batterio ha messo in atto una serie di meccanismi, li rompe, non li fa entrare e tutta un'altra serie di cose, per cui quell'antibiotico, anche i più recenti, su alcuni batteri non funzionano più. Che cosa sono gli antibiotici? Allora, gli antibiotici sono delle armi estremamente sofisticate, estremamente utili, da molti giustamente definiti farmaci salvavita, che unitamente ai vaccini hanno allungato la vita media che nel secolo scorso era di 50 anni, oggi è più di 80, e l'antibiotico ha dato un enorme contributo. Una volta, quando un soggetto contraeva la meningite, morivano tutti, oggi si salvano quasi tutti. Ecco. Purtroppo, e lo diremo magari successivamente, l'eccesso d'uso di questi farmaci ha portato a una resistenza di molti batteri. Un dato recente della Commissione europea dice che ogni anno in Europa muoiono 25.000 pazienti per problemi legati all'antibiotico resistenza e nel mondo si calcola addirittura 700.000 morti per questo problema. Quindi, ben venga questa giornata per sensibilizzare in primis i medici, ma anche la popolazione. Quando gli antibiotici servono e quando invece devono essere evitati? Gli antibiotici servono per tutte le malattie batteriche, alcune molto gravi, la setticemia, la meningite, le infezioni delle ossa, eccetera, eccetera, ma anche per malattie meno gravi, che può essere la polmonite, può essere la cistite, può essere l'otite. Molte di queste che ho citato sono sostenute da batteri, quindi l'antibiotico in questo ambito svolge un ruolo importante. Però ci sono tante altre malattie dove magari non abbiamo la certezza, ma siamo quasi sicuri che siano forme virali. Se un soggetto ha la laringite, ha l'influenza, se anche ha la bronchite, tutte queste sono in larga misura malattie virali. L'antibiotico non solo non serve a nulla, può avere degli effetti collaterali e soprattutto questo abuso, questo eccesso d'uso può portare alla resistenza. A che cosa può servire questa giornata europea che si celebrerà anche a Verona con diverse iniziative? Allora, può servire a sensibilizzare, come dicevo, sia i medici, quali medici? I medici di base, anche i medici dell'ospedale e anche la popolazione. Cioè il malato non deve andare dal medico insistendo un po' troppo per chiedere un antibiotico perché ha la febbre. La febbre non vuol dire malattia batterica, la febbre può essere nelle malattie batteriche virali. Quindi il medico deve fare una sua diagnosi ipotetica di organo, pensando se è un batterio o un virus, e lì dare l'antibiotico. Ovviamente cosa succede? Che spesso il malato invece insiste e poi l'altro errore che fa il malato, appena è passata la febbre, smette tutto, mentre invece l'antibiotico bisogna darlo quando è il caso, alla dose giusta e per un periodo corretto. Ecco, se viene meno una di queste tre componenti, lì c'è il maluso dell'antibiotico. Molto spesso le mamme, quando si accorgono che il bimbo non ha più la febbre, sospendono l'antibiotico. Sospendono perché poi ci sono questi dati un po' strani, l'antibiotico è un farmaco forte che debilita, non vuol dire niente. L'antibiotico è un farmaco importante che guarisce.
È ovvio che se uno ha 39 di febbre è debilitato, ma non per l'antibiotico, per la febbre, per la malattia in sé. Quindi dobbiamo dire alle persone, non insistete nell'uso, è il medico che deve scegliere, prendete l'antibiotico alla dose giusta e per un periodo congruo. Però, ribadisco, molte delle colpe sono nostre, cioè dei medici. Professore, stiamo assistendo ad una scomparsa di alcuni antibiotici in commercio. Quali sono intanto quelli più comuni che utilizzate e quali sono scomparsi? Questo è un vero dramma perché, come le dicevo, da un lato c'è la constatazione che molte aziende farmaceutiche hanno abbandonato la ricerca e questo è un dramma. Purtroppo ci sono dei prodotti che rendono di più rispetto all'antibiotico. Ma poi in contemporanea stiamo assistendo a un fenomeno assolutamente grave che è la scomparsa dal commercio di alcuni farmaci gloriosi. L'ampicillina è uno dei più importanti antibiotici che ancora oggi usavamo, l'oxacillina, la streptomicina per la tubercolosi, sono scomparse dal commercio e quindi noi siamo talora costretti, ma talora spesso io direi più che talora, a comprarli all'estero. Quindi l'ampicillina la dobbiamo comprare in Romania, la streptomicina in Germania e questo è un altro dramma. Perché cosa succede? Che se alcuni vecchi ancora attivi antibiotici non li ho più, devo andare sui più recenti, il che è sbagliato, perché io dovrei avere una logica di impiego, prima il più vecchio quando ancora funziona e poi il più recente. Quindi questo. Da ultimo c'è un altro problema che conosciamo un po' tutti poco, ma insomma gli addetti ai lavori sì, è l'uso negli allevamenti di antibiotici. L'antibiotico in molti allevamenti viene usato per far crescere meglio l'animale. Ci sono delle pubblicità che dicono i nostri prodotti non sono antibiotic free. Ecco. Purtroppo l'Italia ancora una volta è prima in senso negativo. L'uso negli allevamenti pone l'Italia al primo posto in senso negativo. E quindi conseguenza è pericoloso anche per l'uomo. Conseguenza, cioè noi bombardiamo da parte dei medici, da parte, alla fine il risultato finale è che i batteri imparano molto rapidamente a non essere più attaccati dal farmaco. Ringraziamo il professor Ercole Concia, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Grazie a voi. Con la professoressa Evelina Tacconelli, professore ordinario di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, parliamo delle strategie che vengono messe in campo per combattere l'antibiotico resistenza. Sicuramente l'antibiotico resistenza è un problema estremamente complesso. Questo significa che non è possibile immaginare una soluzione che sia limitata ad una sola azione. Quindi esistono diversi tipi di interventi che devono essere fatti a livello del singolo individuo, per esempio laddove si richiede una prescrizione di terapia antibiotica ad un medico e quando invece è veramente importante cercare di comprendere che l'utilizzo degli antibiotici può avere anche effetti collaterali e quindi qui parliamo di educazione del singolo nel richiedere anche meno antibiotici e poi invece quello che è ancora più importante è un'azione a livello nazionale e purtroppo oggi come oggi perfino l'azione a livello nazionale non è sufficiente perché è necessaria un'azione a livello internazionale, quindi europeo ed è ancora più globale. A livello nazionale fondamentalmente è veramente importante che lo Stato in qualche modo abbia sempre sotto controllo la situazione delle resistenze, quindi che ci sia un sistema di sorveglianza che sia estremamente articolato tra i diversi ospedali e che possa permetterci di capire quando e in che momento esattamente ci sia per esempio un incremento di queste resistenze per poter poi fare un'azione. Che consiglio circa l'alimentazione darebbe ad una mamma per una dieta equilibrata e sana per il proprio bambino fin in tenera età? Direi che la domanda è estremamente ben posta perché è importante che l'alimentazione sia corretta fin dall'infanzia. Ci sono degli studi che dimostrano per esempio che l'acquisizione di resistenza o di antibiotici nei primi anni di vita comporta una modifica
dei batteri a livello intestinale fino a 15 anni di età. Quindi diciamo che è importante non solo negli adulti ma soprattutto nei bambini che la scelta del cibo sia estremamente consapevole. Questo significa per esempio evitare l'utilizzo di carni, soprattutto di pollo per esempio, che non siano controllate nel senso di utilizzo di antibiotici. Oggi come oggi esistono molti alimenti che riportano indicazioni sulla provenienza e sul tipo di alimentazione biologico senza utilizzo di antibiotici e questo diciamo da parte del singolo e per esempio della madre o anche del padre, spero che anche il padre vada a fare la spesa, possa essere utile, per ridurre sicuramente il rischio di sviluppo di antibiotico resistenza. Ringraziamo la professoressa Evelina Tacconelli, professore ordinario di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Noi ci fermiamo per qualche istante, torneremo tra poco per parlare di cardiochirurgia. Parliamo ora di cardiochirurgia, lo facciamo con il professor Giuseppe Faggianda, direttore di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il primo trapianto al mondo avvenne nel dicembre 1967, il primo trapianto di cuore, naturalmente, professore. Fu eseguito a Cape Town dal professor Barnard. In Italia il primo trapianto si fece nel novembre del 1985 a Padova dal professor Gallucci, nell'equipe c'era anche lei e anche il professor Certo. Mazzucco. Quanta strada è stata fatta dalla cardiochirurgia dal 1967, professore? Beh, direi che di strada se n'è fatta tantissima perché il primo trapianto che è stato fatto in dicembre del 1967 a Cape Town. Il paziente sopravvisse solo 18 giorni, cioè si trattava di un intervento che era ancora in fase sperimentale, cioè non c'era una farmacopea e quindi un farmaci che potessero in qualche maniera combattere un pochino quello che era il problema grosso del trapianto, che era il rigetto, per cui si usavano dosi estremamente elevate di farmaci immunosoppressori generici, non selettivi, e quindi i pazienti morivano molto spesso di infezione. Tant'è che nel periodo degli anni 70 fino agli anni 80 praticamente fu abbandonato il trapianto di cuore dalla gran parte dei centri che lo facevano per ricominciare negli anni 80 perché? Perché si sviluppò una nuova molecola, un farmaco nuovo immunosoppressore molto selettivo, peraltro scoperto in maniera molto incidentale in una muffa in Norvegia, si chiama ciclosporina, penso che la conosca, che l'ho sentito parlare, quella diede il via di nuovo ai trapianti, tant'è che a Padova, quando lavoravamo a Padova con il professor Mazzucco e il professor Gallucci, fummo i primi a fare il primo trapianto di cuore con questi nuovi farmaci e direi che fu un successo veramente non solo per il caso che era stato così in maniera pubblicizzata molto importante, ma anche per la sopravvivenza di questo paziente e per tutti gli altri. Quindi diciamo l'epoca vera dell'inizio dei trapianti si può dire verso gli anni 80, 85, quando la maggior parte dei centri europei cominciarono questi trapianti. Dopo gli anni 80, come si è migliorata la Si è migliorato cardiochirurgia? perché intanto si è conosciuto meglio il meccanismo del rigetto e quindi la capacità di combattere anche questo che è, ovviamente, quando si fa un trapianto si impianta l'organo di un altro paziente, di un donatore, e quindi c'è una risposta dell'organismo a questo impianto di un cuore da un donatore diverso. E quindi abbiamo imparato a capire come fare la diagnosi di rigetto con la biopsia, andiamo a prendere un pezzettino di cuore all'interno, lo esaminiamo all'istologia e siamo in grado poi di trattarlo in maniera molto efficace, con un successo che è pari al 100%, diciamo, quindi raramente i pazienti muoiono adesso di rigetto di cuore. E la qualità della vita del paziente? Beh, direi che la qualità col trapianto, il trapianto rappresenta di fatto il gold standard della terapia dello scompenso cardiaco e devo dire che la qualità di vita è estremamente buona, nel senso che i pazienti tornano alla loro vita familiare, alla loro vita di lavoro, sono reinseriti nel lavoro.
e quindi direi che la qualità di vita è come quella di qualsiasi altro paziente. Ovviamente devono fare attenzione ad alcune situazioni particolari, come la possibilità di avere più infezioni degli altri, ma anche queste sono controllate dalla terapia. Quindi direi che il trapianto rappresenta ancora, purtroppo per pochi, perché non tutti hanno la possibilità di essere trapiantati vista la carenza cronica di donazioni, ma comunque per quelli che riescono a fare un trapianto sicuramente è la terapia migliore. Professore, proprio lì volevo arrivare, vista la carenza cronica di donazioni, qual è la situazione in Italia in questo momento anche all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona? Sì, allora la situazione in Italia direi che per alcuni versi è buona, nel senso che rappresenta ancora in Europa uno dei centri, uno dei paesi che si sono in qualche maniera organizzati per aumentare il numero di trapianti, quindi selezionando anche donatori che non si usavano una volta, ma con criteri molto restrittivi sulla qualità del donatore, e devo dire che adesso è ben, cioè non si fa un trapianto se non si ha la conoscenza perfetta che il cuore sia un organo buono, e fa molta specie il fatto che è successo qualche settimana fa a Roma, dove un paziente è stato trapiantato e poi è morto. Alcune considerazioni fatte da importanti esponenti anche del nostro governo, che hanno detto che è inaccettabile che uno muoia dopo un trapianto. Ovviamente questa è una frase che sconvolge un pochino per gli addetti al lavoro, perché anche dopo il trapianto si può morire in percentuale molto bassa, ma sicuramente quell'organo che è stato trapiantato a Roma era un organo che aveva tutte le caratteristiche per essere trapiantato ed era un organo che non aveva nessun difetto strutturale. Professore, però appunto, come dicevamo, la carenza è cronica, sì, per cui negli anni passati si è dovuto pensare ad un'alternativa, e si è arrivati ad esplorare la possibilità di utilizzare un cuore artificiale. Sì. Beh, devo dire che questo il cuore artificiale in realtà è una pompa, come il cuore. Il cuore è una pompa sostanzialmente, una pompa molto efficace, perché immaginate che può pompare sangue per un centinaio di anni volendo e non si ferma mai. Quindi direi che è la pompa più perfetta. Allora, si sono sviluppate delle tecnologie che cercano in qualche maniera di simulare la pompa cardiaca, e sono ovviamente delle macchine che hanno in sé una pompa come quelle che noi usiamo per sollevare l'acqua dai pozzi e così via. E sono pompe che si sono andate via via in questi anni evolvendo, perché per esempio le pompe che usiamo adesso sono pompe che non hanno superfici di contatto con materiali estranei e sono a levitazione magnetica, quindi sono dei rotori, come i motori dei jet, che però non hanno nessun perno ma ruotano sopra un meccanismo di levitazione magnetica, e hanno dimensioni che sono piccolissime. Questo per esempio è un modello, poi vedete è un modellino di questa pompa dove questa la inseriamo nel ventricolo sinistro, preleva il cuore da qui e poi lo manda in aorta e sostituisce efficacemente la funzione del cuore. Devo dire che noi abbiamo pazienti che ormai ce l'hanno impiantata da diversi anni, anche in questo caso hanno una qualità di vita molto buona, tornano al lavoro, guidano la macchina eccetera, l'unica cosa è che ovviamente sono alimentate a corrente, quindi le batterie durano 6-7 ore e poi devono cambiarle, vengono portate, indossate in un giubbino, ma comunque devo dire molto facilitate un piccolo inconveniente, anche se devo dire che anche in questo campo si stanno evolvendo ancora le tecnologie, specialmente sull'alimentazione delle batterie, in cui adesso c'è ancora un cavo che collega la macchina alla batteria, ma si stanno sviluppando delle soluzioni in cui non ci saranno neanche più cavi che escono dal torace, ma si caricheranno come gli orologi, cioè appoggiando sul torace un altro magnete. Quindi anche lì si sta sviluppando. Passi in avanti dal gigante proprio. Professore, quando è stato fatto il primo impianto di cuore artificiale in Italia? Sì, allora il primo impianto di cuore artificiale in Italia è stato fatto una decina di anni fa. Il cuore artificiale totale è diverso da questo, è un sistema ancora, devo dire,
primordiale nella tecnologia, perché ancora usa aria compressa per muovere questi ventricoli artificiali e ha bisogno di una macchina molto grande, quindi il paziente ovviamente non è così libero di fare tutto quello che è possibile fare con questi sistemi qua. Questo sistema come si chiama, per fare questo chiarezza? Questo si chiama VAD, è l'acronimo del Ventricular Assist Device, un acronimo inglese, ed è proprio sostituisce il ventricolo, quindi diciamo che adesso sempre di più si mettono questi sistemi. Quindi diciamo il cuore artificiale è superato in qualche modo? Direi di sì, è ancora utilizzato per alcune patologie, ma non sicuramente nella gran maggioranza dei casi. Professore, si sta parlando da una decina d'anni e forse anche di più di chirurgia mini-invasiva. Ci saranno meno tagli in futuro? Non si userà più il bisturi? Del bisturi ce ne sarà sempre bisogno. Direi che anche qui a Verona abbiamo un programma di chirurgia mini-invasiva. E cosa vuol dire mini-invasiva? Mini-invasiva in realtà è solo il taglio più piccolo, perché la chirurgia sul cuore, dentro il cuore, rimane comunque quella. Bisogna stare molto attenti, perché non tutte le patologie cardiache si possono operare con chirurgia mini-invasiva e non è detto che i risultati che poi si ottengono siano uguali a quelli della chirurgia tradizionale. Ovviamente il paziente è spaventato quando gli si dice che dobbiamo fare un taglio di 15 cm piuttosto che uno di 5, ma è solo una questione di cosmesi. È ovvio che in una signora come lei le faremo un taglietto molto piccolo, va bene? Per cui voglio dire, è solo un aspetto estetico più che di efficacia. L'efficacia rimane ancora quella della chirurgia tradizionale dentro il cuore, che si fa con strumenti e vedendo su un monitor quello che invece si vede visualmente con la chirurgia tradizionale. Ringraziamo il professor Giuseppe Fagian, direttore di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, ed è tutto anche per questa puntata dell'Ospedale per Amico, che tornerà la settimana prossima.